Adesso vi farò vedere la realizzazione di una bambolina, quindi vi faccio vedere un attimino qual è l'occorrente. Allora, partiamo dal filato, dalla scelta del filato, in questo caso prendiamo un filato color oro e degli Swarovski verde peridot. Per come riguarda gli attrezzi abbiamo un uncinetto, il più piccolo che esiste in commercio, delle forbici, l'infilago che utilizzo perché essendo le crune molto piccole farei difficoltà di inserire un filato a tre capi, e un palloncino che mi serve nel momento in cui faccio fatica nel tirare l'ago, perché va inserito dentro la lavorazione, utilizzo il palloncino in modo che non scivoli appunto l'ago stesso. Allora, come prima cosa utilizzo l'infilago perché altrimenti la cruna è troppo piccola. Adesso vi faccio vedere come si realizza. Questa lavorazione si deve lasciare una parte di filo dalla parte della cruna, perché ci servirà appunto per fare degli splittering, che poi vi spiegherò cosa sono, dove serve appunto lavorare con la parte, diciamo, terminale del filo e non quella del gomitolo, o perlomeno della spoletta in questo caso. Adesso prendo la misura che mi serve, circa 1,30 m. Sono tutti nodi doppi formati da un nodo A e un nodo B. Il nodo A si mette il filo sul dito e si prende sempre col l'ago, il nodo B si prende al contrario. Sto chiudendo il primo cerchietto, che sarà la parte centrale della lavorazione. Si stringe bene. Allora, abbiamo iniziato la lavorazione tradizionale con i nodi A e B. Adesso sono andata a sfilare il filo dalla cruna perché dobbiamo fare i nodi B e A, in modo che il cerchio, una volta chiuso, messo diciamo dalla parte del dritto, risulti con gli stessi identici punti, cioè dallo stesso verso. Quindi iniziamo col nodo B e poi facciamo il nodo Quanto ne facciamo? A. 6, 7, 8. Allora, quindi sono 4 nodi doppi B e 4 nodi doppi BA e un pippiolino e poi altri 6 nodi doppi, sempre BA. 1, 2, 3, 4. Facciamo un picco che ci serve poi per l'unione dei punti. Adesso giro l'ago, controllo che i punti siano perfetti, quindi che non ci siano spazi, riprendo il filo. Si passa il filo attraverso i nodi, si inserisce l'ago nel cappietto e si stringe piano piano. Assicuro il tutto con un nodino e adesso vi faccio vedere come si fa l'arco, perché fino adesso abbiamo fatto due cerchietti. Alla fine della lavorazione si ferma l'ago e si inizia sempre con nodo A e nodo B. La lavorazione del chiacchierino non è altro che una serie di archi e cerchi. Prima abbiamo fatto dei cerchietti, adesso vi faccio vedere come si fa l'arco. Quindi basta sfilare sempre allo stesso modo di prima il filo.
però invece di inserire l'ago nel cappietto si tira tutto. E questo è l'archetto che poi, come prima, assicuriamo con un piccolo nodino. Adesso stiamo iniziando con la parte superiore del vestitino della bambolina, quindi in pratica sarebbe la vita della bambolina. Procedo con una serie di cerchi e di archi in modo da formare tutta la gonnellina della bambolina. Per la prima volta vado a prendere l'uncinetto che mi servirà appunto per l'aggancio, quindi vado a fare i primi nodi, conto, in questo caso sono 5 nodi doppi, facciamo 6 nodi doppi. Aggancio utilizzando quel pippiolino che avevo lasciato inizialmente, avevo creato inizialmente. Quindi adesso mi collega alla parte centrale. Che tutto si lavora intorno a questo cerchietto che abbiamo fatto per primo. Per concludere tutta la gonnellina ci vuole circa un'ora senza l'inserimento degli strass, quindi per fare solo la parte relativa al chiacchierino. Pazienza. Solitamente sono un tipo non tanto paziente nella vita, però nel mio lavoro sì. Nel lavoro sono paziente, cerco di fare tutto con calma, altrimenti se si stacca il filo, se si rompe il filo, bisogna riprendere tutto da capo. Questa è la parte, diciamo, finale del primo giro, dove c'è l'aggancio tra l'ultimo cerchietto e il primo che abbiamo fatto, che sono andata a realizzare. Quindi si procede. L'inizio è lo stesso modo. Sta prendendo forma, quindi iniziamo a stringere bene l'ultimo cerchietto in modo che esca già la bombatura della prima parte della gonnellina e chiudiamo con sempre un nodino e facciamo l'ultimo archetto. Adesso per iniziare la seconda parte della gonnellina facciamo sempre uno splittering, quindi sempre un cerchio contrario, facendo una serie di nodi
dalla parte, diciamo, della punta del lago e una serie di nodi dalla parte della cruna del lago. Quindi qui partendo da nodi A e nodi B, invece dalla parte della cruna facendo nodo B e nodo A. Adesso aumentiamo un po' i punti perché in base al disegno che sono andata a fare bisogna diciamo fare dei cerchietti un po' più grandi e degli archi più grandi. Adesso quindi facciamo 10 nodi A e B e 10 nodi A e B, quindi 10 nodi doppi da un lato e 10 dall'altro. Nella lavorazione precedente i cerchietti vengono agganciati l'uno con l'altro, quindi per creare poi la bombatura. In questo caso invece i cerchietti vengono agganciati solo alla parte sottostante, ma tra loro vengono lasciati liberi. Buongiorno! La lavorazione della passione del chiacchierino nasce sin da ragazzina. Vedevo lavorare alcune signore con la spoletta, a differenza di me che lavoro con l'ago, e quindi mi sono appassionata vedendo queste trine, questi pizzi, questi merletti. Decisi di imparare, qualcuno cercò anche di insegnarmelo, però magari avendo 20 anni non avevo quella passione così forte che mi ha portato ad essere diciamo costante. Un paio di anni fa, circa 5 anni fa, perché era il 2013, ero diciamo ferma dal lavoro già da qualche tempo. Essendo un tipo molto dinamica mi annoiava non fare nulla, allora ho cercato un hobby. Girando un po' nel web, sul web appunto sono andata a incrociato dei siti che parlavano proprio di chiacchierino. Mi sono detta perché no? Quindi adesso ci provo da autodidatta. Ho notato con mio stupore che esisteva appunto la tecnica del chiacchierino ad ago, che molti magari non lo sanno, però è già dal 1850 che esiste. E quindi ho acquistato i miei primi aghi, i miei primi filati e ho iniziato a provare qualche piccola lavorazione così semplice. Ho iniziato a fare dei piccoli ciondoli, degli orecchini senza nessuna complicazione. Li ho utilizzati per me, per mia sorella, per mia madre, le regalavo a qualche amica. Mi ha appassionato sempre di più, il tempo poi a mia disposizione era tanto, quindi mi sono potuta anche concentrare in questo. E poi diciamo la parte principale, la parte dove mi sono concentrata di più, è stato un periodo non facile della mia vita, dove avevo bisogno di non pensare alla realtà, fra virgolette. Quindi il fatto di dover contare dei nodi, perché come si è visto questi sono sempre nodi A e nodi B, però se si sbaglia un nodo hai sbagliato tutta la lavorazione, perché poi non trovi il giusto aggancio, la lavorazione non esce perfetta. Quindi dovendosi concentrare sul lavoro andavo ad isolarmi, mi isolavo nel mio mondo, nel mondo del chiacchierino. Quindi da quel giorno ho iniziato assiduamente a lavorare.
Poi per caso ho incontrato una persona, il presidente dell'associazione di cui adesso faccio parte, che mi ha detto di provare anche a proporre i miei lavori, quindi i miei manufatti, in un mercatino. Con molto timore ci sono andata e da quel momento, diciamo, è iniziato il mio viaggio con il chiacchierino. Allora, adesso siamo all'ultimo cerchio della lavorazione per quanto riguarda la gonnellina. E per chiudere tutto il lavoro si fa anche l'ultimo arco. Sinceramente no, ma perché io lavoro semplicemente per passione, non per avere delle aspettative. Quando realizzo qualcosa lo faccio prima per soddisfazione personale e poi magari se piace e riesco anche a venderla è una soddisfazione doppia, diciamo. Però aspettative no, non si vivrebbe bene facendo questo lavoro avendo delle aspettative, perché non è un qualcosa che ti dà uno stipendio sicuro. Diciamo che è più un hobby importante rispetto a un vero e proprio lavoro. Però mi rilassa, mi dà delle soddisfazioni anche se piccole, comunque me le dà. Quindi non mi creo degli obiettivi. Lavoro e poi quello che verrà, verrà. Allora, la parte della gonnellina è terminata. Adesso bisogna nascondere bene i fili in modo che non si vedano giustamente, e poi inserire un corpicino e fare la parte superiore. Scelgo l'ago più sottile. Mi consente di passare attraverso i punti già fatti, lavorando molto stretto perché a me non piace inamidare i lavori, che poi col tempo magari si possono anche rovinare. Preferisco una lavorazione abbastanza stretta. Adesso realizzerò la parte superiore del busto della bambolina, in pratica il corpetto. Sto cercando di ricordare a memoria tutti i punti. Tutta la parte della lavorazione del chiacchierino, partiamo con la gonna. Ora, il corpicino non entra, diciamo qui, non entrerebbe, quindi devo andare a smontarlo
e inserire prima una gamba e poi l'altra. Quindi prendiamo le pinze. Allora, questa è una fase molto delicata, perché da questo cerchietto piccolo dobbiamo, senza rompere il filo, inserire la gonnellina. Ok, dobbiamo cercare, bisogna cercare di non rompere intanto la lavorazione. L'intento è quello di fare un cerchietto stretto in vita, in modo che fa fatica a passare il corpicino della bambolina, però anche se poi viene tirato con forza, non viene giù, quindi rimane attaccato. Adesso bisogna solo impreziosirlo un po'. Andremo a mettere gli Swarovski, i cristalli Swarovski da 4 mm. Prendo una Rocaille 11.0, argento. Adesso bisogna prendere la perlina. Si può fare anche, invece di lasciarla così, si può sia mettere una coppetta che vada a coprire il capo, oppure fare il cappellino. Facciamo il cappellino, così copriamo il capo. Allora iniziamo col primo cerchio, che è composto da 3 nodi doppi, un pippiolino, 4 nodi doppi, un pippiolino e 3 nodi doppi. E questo è il risultato del cappellino, che adesso andremo ad inserire sopra la perlina. Adesso, per assicurare il cappellino alla perlina, quindi in modo che non venga tutto fuori, vado a fare il nodo da orefice, che servirà anche da gancio, da cappietto, dove andremo poi ad attaccare la catenina, ad inserire la catenina. Adesso iniziamo con l'inserimento degli Swarovski. Una fase molto delicata, perché
Bisogna evitare di rovinare la lavorazione a chiacchierino. Ogni Swarovski inserito deve essere controllato subito, altrimenti bisogna smontare tutto. Per questo tipo di lavorazione, oltre la pazienza che ci vuole una vista pazzesca, perché i punti sono piccoli. Bisogna nascondere i fili, anche se questo è trasparente, bisogna nasconderlo nel migliore dei modi, perché poi è antipatico che si veda durante la lavorazione. Quindi dopo un paio di ore di lavoro bisogna fermarsi per rigenerare un attimino gli occhi. Adesso vado a bruciare la parte di filo in eccesso. Ok.